museo etnografico sulle lavorazioni del legno di San Vito di Leguzzano ci racconta la storia degli artigiani che hanno lavorato il legno dal 400 in poi. Essi hanno realizzato mobili, carri agricoli e botti. Allora, all'interno del museo troveremo tutte le informazioni su questi artigiani, nonché tutta la strumentazione che loro usavano per realizzare i loro prodotti. Uno degli strumenti più interessanti che possediamo nel museo è questa ascia da carpentiere. Qui da noi la chiamiamo Daldora. È un'antica ascia che serviva per squadrare i travi ed era usata anche già dal Medioevo. La troviamo infatti raffigurata su antiche incisioni oppure miniature oppure su un capitello di Palazzo Ducale di Venezia, dove appunto è raffigurato il carpentiere e trattiene tra le mani, mentre appunto sta scavando un tronco, questa tipica ascia. È diventata anche logo del nostro museo.